Oggi parliamo di separazione e affido di minori perché il nuovo disegno di legge Pillon preoccupa molti addetti ai lavori, diciamo, no? Avvocato Gislon. Perché c'è questa preoccupazione? La preoccupazione è data perché ci sono delle disposizioni in questo disegno di legge che insomma, interferiscono pesantemente con quella che è la possibilità di gestire il conflitto, la separazione, il distacco della coppia, la gestione dei figli. Preoccupa soprattutto per i minori perché nel tentativo di introdurre una sorta di bigenitorialità perfetta, cerca di dare delle regole talmente rigide che poi nella pratica si rivelerebbero più disastrose del Cioè, che cosa possibile. succede? Facciamo un esempio. Cosa succede a un bambino di genitori Allora, separati? se andassimo con la lettera di questo disegno di legge, la regola è che il bambino deve avere dei tempi estremamente paritari con ciascuno dei genitori e quindi non avrebbe neanche più una collocazione privilegiata ma due domicili e dovrebbe trascorrere pari tempo con C'è uno o un giorno di qua, un giorno di là. con l'altro. Ma allora, forse sul giorno di qua, il giorno di là, forse anche no, però comunque alla fine i tempi dovrebbero risultare paritari. Comunque 12 pernotti con 12 giornate al mese le dovrebbe fare e nel caso in cui non potesse farle dovrebbe recuperarle poi durante le vacanze. Ma non è che 50 e 50 sia una garanzia di bigenitorialità. Bigenitorialità vuol dire partecipare ai percorsi di crescita, di mantenimento, di assistenza dei figli. Di Di questo parlerete lunedì a Palazzo Moroni? questo e del disegno di legge Pillon anche per quanto riguarda gli aspetti punitivi nei confronti del coniuge debole che di fatto viene messo insomma, in una seria difficoltà anche di natura economica nell'applicazione di queste norme, parleremo con il comitato No Pillon per appunto, mobilitarci perché questo non avvenga. Grazie, grazie avvocato, buongiorno Martina. Grazie a voi, buongiorno Martino.